Ciao ragazzi e bentornati su Jacco. Oggi puntata videogioco. Le considerazioni finali del gioco di PewDiePie, Tuber Coso Simulation. Ci abbiamo un poco giocato, abbiamo pure giocato con abbiamo visto le stanze dei ragazzi che venivano in live. Quindi ora dobbiamo vedere. Cioè, riassumere un po' la situazione, che la maggior parte di quelli che fanno i video. Ci giocano un pochettino, ci giocano lì per lì, però non è che chissà che giocata ci fa. Ma poi magari ci sta qualcuno che ci gioca di più. Sempre io ho messo dei nomi nelle stanze, ma qua abbiamo un attimo la cosa che ho comprato, la candela. Che dovete sapere, praticamente, allora cominciamo da questa cosa qua, ragazzi. Allora, numero uno, secondo me questo non si deve chiamare più di PewDiePie Simulator, cioè YouTuber Simulator, che con lo YouTube non c'ha un cazzo a che fare, però... secondo me si dovrebbe chiamare House Simulator, o la mia stanzetta Simulator, o Architetto Simulator, perché praticamente quello che fai è praticamente costruire la stanza, cioè queste ogni tanto esce l'arbitro con lo sponsor e ti porta un po' di visualizzazioni e niente, ma quello che dobbiamo fare, ad esempio, comunque abbiamo più soldi e dobbiamo comprare cose che costano di più e andare avanti a livellare. Voglio, questi giochi qua sono tutti quanti uguali, quindi non è che vi sto a spiegare una cosa nuova, ma tutti quanti conoscete i morph o gli RPG, questi qua a livelli, quindi niente di che. Alla fine vi porta comunque a spendere un pochettino, perché altrimenti non sareste mai di livello a un certo punto, cioè sarebbe troppo difficile, andreste pianissimo. Infatti io sto andando molto molto piano, perché ovviamente non gli do manco 50 linee, perché è la copia praticamente sputata di un altro gioco che, vabbè, non sto qui. Comunque, allora cominciamo, ragazzi. Che cosa riesce quando? Ora vi faccio vedere l'altra stanza che c'è, che è una stanza praticamente nuova. È come se fosse l'inizio dell'avventura. Praticamente all'inizio esci solo così, in questo modo qua. Cioè c'hai la scrivania, che è un cartone praticamente, con lo scotch, il computer, la scatola con delle cose dentro e niente, ogni tanto passano comunque l'acqua e vedo via le visualizzazioni. E poi qua ci stanno i tasti. Allora, questo tasto qua è, vabbè, questa è tutta la roba che ho comprato fino a mo, ovviamente con le visualizzazioni, che la moneta, diciamo, la moneta finta è questa qua, dell'occhio, cioè la visualizzazione. Poi ci stanno i sub sotto. Poi ci stanno i soldoni, perdoni li chiama, vabbè, comunque i dollari praticamente, che servono a comprare le cose, a fare finire prima delle cose. Praticamente il gioco si basa in base al tempo, quindi se io compro per esempio un qua nello shop, io devo comprare delle cose, quindi mettiamo il caso io volessi comprare questo baule per la musica, ok, lo metto qua. Allora lui mi dice praticamente la consegna ci vuole un giorno, quindi praticamente io domani riceverei questa cosa. Ovviamente ci sono vari modi per farla arrivare subito, tipo vedi finish 193 verdoni, quindi vi lascio immaginare alla fine quando finiscono i verdoni che cosa devi fare. Prendi su verdoni e cominci a spendere i soldi, ok? Guarda, vedi, cioè praticamente una montagna di soldi, 99 euro per 14.500 verdoni, cioè comunque. Poi ci sta questa qua, che è la classifica, diciamo, di quelli là che hanno più visualizzazioni, anche se questi qua sembrano veri, infatti se ci premi sopra poi ti va a finire sul canale vero, ti porta su YouTube. Poi ci sta queste, le opzioni, possiamo cambiare l'audio, il linguaggio, ci sono i crediti, gli achievement, questi qua. Beh, alcuni per esempio non li ho fatti, ma non so per quale motivo, non li ho visti proprio. Poi sono le leaderboard, che ovviamente sono craccate, ragazzi, purtroppo c'è gente che c'ha 9 milioni di cose. Non so quanta gente, hanno 3 milioni di download affatto, quindi almeno qua sta scritto così. E poi ci sono altri giochi e bla 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 bla. Quindi ragazzi, che cosa facciamo noi? Allora, ovviamente quando passa l'aquila la becchiamo. E ci stanno questi tasti qua. Allora, questo qua è per fare i video, il primo a sinistra in basso, la televisione col telecomando e cose. Quindi qua praticamente sceglieremo dei video. Qua non lo posso fare perché non ce l'ho ancora. In questo pannello praticamente vediamo il trending, cioè che cosa si porta al momento. Tipo per esempio possiamo fare un video di trucco, un video di chimica, un video di paura per esempio qua.
Io no, ho fatto parte di un video di Trucco e Archivia. È un video della casa con gli animali dentro. Vabbè, ragazzi, dimenticatevi completamente questo aspetto, perché cioè veramente, cioè non serve a niente, cioè fino a se stesso, premi, ti dà lui il titolo e basta, questo è. Poi questo è l'albero del cervello, cioè le solite cose che vai avanti, più esperienza c'hai. Io mo sto cercando di prendere questa qua di Unlock Publish 3 di 75, questa qua in alto, perché voglio sbloccare il terzo video, che con due video va veramente piano e devi aspettare un sacco di tempo. Poi c'è lo Shipment 3, che lo sbloccherò a 250.000 tizi iscritti. Vabbè, poi qua ci stanno le solite cose, poi ci stanno le ad, lo sponsor, un po' di roba mischiata, diciamo. Là, quindi l'albero del cervello, l'albero del... non so come dirlo in italiano, ma... Ok, poi ci sta il negozio, dove tu praticamente puoi vedere tutti gli oggetti, in base al livello, ovviamente, che ogni livello c'ha gli oggetti che puoi comprare, quanto costano, quindi quante visualizzazioni è il costo, poi che cosa ti dà quando li metti, e niente, se è soltanto un oggetto ornamentale, per esempio tipo questa scrivania qua di marrone, questa qua, non dà niente, invece gli altri, se ci fai caso, danno gioco, animale, queste cose qua. Questa qua non dà niente, ma è solo per l'esperienza del personaggio, diciamo. Poi ovviamente ci stanno. Questo è per fare la ricerca veloce, questo è per cercare per esempio gli occhi, ragazzi, poi qua si cambia tutto, vedi le sedie per esempio, tutto con i verdoni, quindi chi vuole per esempio la sedia col biscotto mangiato, l'ultima, costa 300 verdoni, ragazzi, non ce la fai mai, quindi devi spendere forza i soldi, tipo per esempio la tastiera del computer, vedi, ci sarà là con l'orografica, l'orogramma, c'è l'orografica. E praticamente, cioè, per prendere, cioè, 200 verdoni, cioè per fare queste stronzate devi spendere una cifra di soldi. E poi gli altri, vabbè, questi qua sono quelli che sono usciti nel livello. Ogni livello ti dà da sbloccare delle cose. E poi questi qua sono gli affordable items, cioè quelli là che ce la fai con i soldi che c'hai. Lui ti fa direttamente il conto. E quindi sai già quali sono. Ma torniamo nell'altra stanza. Ok, questa è la stanza grande, diciamo, che ho comprato. Ci ho comprato, l'ho costruito mano a mano senza spendere una lira, quindi diciamo che proprio lentamente ci sto giocando da 15 giorni, quindi... ok ragazzi, allora, mo, poi che ci sta? Poi ci sta questa qua degli amici, che ti puoi collegare con gli amici, ti dicono come si chiamano. Ad esempio io posso andare a vedere la stanza di PewDiePie, l'ho messo io PewDiePie direttamente, ti pareva che PewDiePie non c'era la stanza dei cretini? Ha messo il cagnolino dentro gli scaloni. Oppure per esempio possiamo andare a vedere, che ne so, io... Per esempio Ciccio Gamer 87 l'ho messo io così, ma non so se è veramente lui. Ma se è lui, c'è una stanza che fa cagare comunque. Tipo per esempio questo tizio che è 47 di livello, andiamo a vedere la stanza sua. Ed è un robot, c'ha il divano, poi c'ha le panche qua, non so, poi c'è i cagnolini che giocano ai videogiochi, vabbè. Comunque, avete capito più o meno di che si tratta. E poi che cosa possiamo? Possiamo aggiungere gli amici, vabbè. Chi mi segue? Sono due, non c'è nessuno che mi segue, però. Poi possiamo andare qui, possiamo pubblicare la nostra stanza e poi andare qui a votare le stanze degli altri, che è uscito da poco questa cosa. È simpatico perché puoi passare avanti se non ti piace. Poi per esempio, non lo so, questa dici like, non c'è male, cioè è simpatico alla fine. Quindi, altra stanza, questa c'è una casa gigante. Questa sembra veramente più di pari, questa ha speso un sacco di soldi, ragazzi, si vede subito. Che c'ha la faccia di PewDiePie, che costa solo la faccia, un sacco di soldi. E la coppa non ci sta ancora, questo qua. Mo penso che in qualche aggiornamento futuro ci sarà. Sì. Ok, mo. E poi ci stanno questi qua, che sono le quest giornaliere. E si rinnovano sempre. Per esempio adesso, guardando una pubblicità, che io vi toglierò ovviamente, possiamo ricevere una nuova quest, quindi ci guardiamo un po' di pubblicità, comunque è pieno di pubblicità, ragazzi, cioè si fa tutto con le pubblicità qua dentro. Quindi se vi faccio un esempio, fate una sessione di gioco di 30 minuti, 12-15 pubblicità ve le sorbite tranquillamente. Quindi fatevi il conto di quello che vale un gioco del genere. Alla fine, ve l'ho detto, non c'ha proprio niente di YouTube, però...
Vedi, per esempio, adesso dovrei giocare a Puggle 5 volte. Non so manco che cosa abbiamo mandato a pigliare, però. Poi il Puggle, giusto? Ma mi dimenticavo il Puggle, che è la parte più divertente del gioco. Ma che sarebbe tipo quel coso che sta nelle sale giochi e tu butti dall'alto e poi quello scende e piglia i secondi in meno, cioè diciamo un tipo di bonus. Ecco qua, ho preso proprio per 3. Quindi vedete, un giorno incomincia a scendere e diventa... Però sono 150 visualizzazioni, 150.000 visualizzazioni ogni tiro che sto facendo. All'inizio sono pochissimi, poi mano a mano che avanzi costano tantissimo. Che avanzi. Vedi, 23 ore. Quindi praticamente adesso ce n'abbiamo 1.042.000, possiamo ancora giocare un po', ok. Diciamo che i suoni sono carini, la grafica, cioè, è carinissima, perché ormai sappiamo la grafica che fanno questi qua di Outer Mind in pixel art è ottima, cioè non c'è che dire. Sinceramente mi dà un po' di impressione di cinese. Poi magari vediamo un po' di che si tratta, però vabbè, questa è passata proprio sfortunata. Ecco qua, vediamo se qui becchiamo qualcosa stavolta. Che culo, dai, buttati in qualche per 3, ole. Ok, e quindi ritagliamo 3-4 ore da questa cosa, quindi andando avanti in questo modo si riesce un poco più a farci... Ecco qua, vedi, abbiamo giocato almeno 5 volte a Puggle e quello ci dà un po' di ricompensa, così. In modo che possiamo per esempio andare un po' avanti, ma vediamo se ci riesco. Così vi faccio vedere quando si avanza che cosa succede. Anche se l'abbiamo visto proprio all'inizio del video. Però ragazzi, questo è, cioè alla fine è questo il PewDiePie YouTuber Simulator. Cioè praticamente ragazzi è una simulazione di creazione di stanza. Cioè ti fai la stanzetta tua. Io non penso che sia così essere YouTuber. Assolutamente. Avrei preferito che avessero messo un editor di video, che cacchio ne so, cioè tipo pure giocare dei videogiochi mentre tu fai il video, non so come spiegarvelo, questo qua è troppo stupido, cioè fino a se stesso, cioè praticamente è un gioco per fare soldi, punto. Ok, sono arrivato a 5 ore mi pare, sì, ci siamo quasi, dai ragazzi, ma ci abbiamo pure questo coso qua. E poi per me il video può anche finire, perché non c'è niente da dire su questo gioco. Ovviamente non te lo da sempre. E nel frattempo che questo finisce, che voto gli possiamo dare? Ragazzi, secondo me, come voto? Da una scala da 0, da 1 a 10 si può beccare 6. Che comunque è simpatico, ti fa perdere un sacco di tempo, ti fa zicare, cioè. Ovviamente chissà quanta gente ti fa spendere un sacco di soldi, però... Secondo me l'intento dello YouTuber non è assolutamente stato raggiunto, cioè sensazione YouTuber zero, ah che cazzo. Quindi non so, cioè non mi convince proprio per niente. Anche perché poi se siete dei giocatori di RPG, probabilmente questo qua l'avete già visto da qualche parte, perché se non mi sbaglio può somigliare moltissimo a Bitcoin Simulator, una cosa del genere. Andatevelo a vedere, magari così non dico stronzate. Ora vediamo se esce l'aquila. Se esce l'aquila almeno faccio un altro tiro di Puggle e vediamo un po' così riusciamo a prendere questo bidone della munnezza. Ovviamente il bidone sta di qua. Ecco qua l'aria, ragazzi, ok, 142.000. Mo possiamo fare l'ultimo tiro di Puggle, penso che stavolta ce la dovremmo fare. No, dai, non fare così, no, a chi si... No, forse ce la facciamo? Sì. Ok, quindi ragazzi, quando finite, vi arriva il pacco di quella cosa che avete comprato, eccolo qua, e vi dà l'esperienza che vi deve dare. Ma qua ci è mancato poco che facciamo doppio coso. Questo qua che cosa facciamo? Ragazzi, lo metto qua dentro e me la porto nell'altra stanza, sinceramente, che è carino questo baule. E ok, ma lo mettiamo qua. Andiamo giù a tutto dove sono quelli là più costosi e appoggiamo un attimo qua il baule. E qua ovviamente 64
non li posso spendere ancora perché me ne servono 75. Quindi ragazzi, che cosa stavo dicendo? Alla fine, cioè, c'è niente di particolare, la stanza non è chissà che cosa, la pixel art è bellina, vista in, diciamo, nella dimensione originale è buona, cioè mi piace tantissimo. Ovviamente ISO 2D, quindi. E niente ragazzi, voto 6 secondo me. Vale la pena giocarci, non vale la pena giocarci? Secondo me sì, per un poco, poi ti rompi le palle, a meno che PewDiePie non si inventa qualcosa, ma io penso che PewDiePie deleghi a qualcuno di sviluppare il gioco, ma penso che più di tanto non è che gliene frega tanto, visto che ultimamente ha aperto pure il nuovo canale, però là, del talk show praticamente, però simpatico, no? Magari almeno si stacca un po' da questi videogiochi, cioè non è più un ragazzino, quindi. Questo è tutto ragazzi, se avete delle stanze che volete aggiungere, vogliamo fare amicizia qua, me lo dite, mi mandate il vostro login della stanza così lo aggiungo e ci mandiamo i regalini ogni tanto, cioè, ma non credo che ci giocherò ancora per molto, cioè, non è che voglio arrivare a livello 50, quindi. Questo è tutto ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video, penso sullo svapo, e iscrivetevi al canale, pure sotto ragazzi in descrizione ci sta la pagina di Facebook, andatevi a iscrivere e palle bene, un saluto così come al solito.